Allora, paglia? Paglia c'è? E bevi l'acqua così. Ci sono, ci sono. Un minuto, scusami, sono veramente No, mortificata. no, ma guarda, Chiudono qualcuno? Grazie non c'è nessun problema. Porto solo il saluto di Sinistra Italiana. Anch'io devo scusare Nicola Frattoianni, che era stato invitato ed era previsto, perché appunto anche lui sta partecipando a Madrid a questo importante appuntamento della sinistra in Europa contro la guerra. Io credo questo in un minuto: la sinistra europea è stata, diciamo, un'intuizione molto felice, anticipatrice, perché, diciamo, prima di altre soggettività ha capito quanto l'Europa sarebbe diventato, diciamo, uno spazio politico da strutturare su cui investire rispetto al futuro. Credo che quello che sta succedendo in questi anni, in questi ultimi anni, e in particolar modo in questi ultimi giorni, cioè prima la pandemia, poi la guerra, dimostri quanto, diciamo, l'Europa come spazio, in questo caso, diciamo, quasi dell'immaginario, emerge nella testa delle persone, insomma, come luogo, come momento in cui si possono risolvere i grandi problemi che noi abbiamo di fronte. Dall'altro, però, io credo che proprio l'Europa politica, l'Europa come istituzione, in questo momento paradossalmente rischi più che mai, perché quello che sta emergendo dalla guerra è sostanzialmente una ripresa di uno spazio atlantico che in qualche modo è la negazione della possibilità di un protagonismo europeo. Quindi credo, insomma, che, come diceva anche Birbaum, in questo momento la sinistra europea possa e debba riconoscere, insomma, assumere un suo protagonismo a partire da alcuni assi fondamentali. Certamente lo è quello dell'energia, che non può essere, diciamo, risolto sul piano nazionale. Lo è quello della guerra, perché nel momento in cui la guerra si affaccia sul continente europeo, è evidente che non è questione che riguardi i singoli stati nazionali. Io credo lo è e rimarrà in prospettiva anche quello della finanza europea, perché è stato già richiamato la questione del debito, diciamo, accumulato attorno al recovery plan. Attualmente viene, diciamo, ribaltato e verrà ribaltato buona parte sui singoli stati nazionali, ma credo ci debba essere una battaglia da parte della sinistra invece per far sì che tutta quella massa debitoria e oltre venga progressivamente, diciamo, sterilizzata in modo tale da non, diciamo, produrre in prospettiva rischi sullo stato sociale dei singoli stati. Ecco, queste credo siano battaglie che si possono fare solo a livello continentale, credo siano battaglie su cui si può ricostruire un'identità e una traccia di lavoro della sinistra in Europa, e in particolare Che succede? modo della sinistra europea. Grazie. Grazie, grazie anche per la sinteticità.